Amici e amici, bentrovati. Continua questa lunga pagina politica che è iniziata già la settimana scorsa, continua anche alla luce di quanto viene postato sotto le nostre interviste o anche sotto gli articoli che la pagina Tutto su Noto ospita. Non potevamo non commentare una nota importante che abbiamo letto proprio all'indomani dell'intervista fatta con due esponenti del Movimento Cittadino Noto Libera, Giorgio Giannone e Rosa Bologna. Non potevamo non commentare lo scritto del professor Paolo Mauceri, uno scritto che ha fatto riflettere, ha fatto meditare. Noi lo abbiamo fatto, tant'è che siamo qui proprio per approfondire questo argomento. Ecco, l'espressione, la frase che poi dà anche il titolo a questa nostra trasmissione: dalla protesta alla proposta. Protesta perché? Perché in questi ultimi giorni abbiamo letto tantissimi post a proposito dell'allargamento della maggioranza del sindaco con l'ingresso di un giovane assessore che viene accostato alla Lega Noi con Salvini. Lo scritto del professor Mauceri, ecco, ci ha fatto riflettere, perché abbiamo parlato, abbiamo fatto tanti interventi e quindi dalla protesta bisogna passare alla proposta, e noi siamo per l'appunto qui per passare dalla protesta alla proposta. Ben trovato. Grazie. Le lascio per l'ospitalità che mi date, e sempre complimenti, perché ho seguito per ultimo l'intervista a Corrado Calogero e devo dire che onestamente l'ho trovata interessante. Non è diciamo una persona da non prendere in considerazione, perché in effetti ha espresso dei concetti in maniera molto chiara. Quindi oggi noi però siamo qui perché vogliamo approfondire quanto da lei postato sotto quell'intervista. Lei parla, sì, c'è il Movimento Cittadino che ha manifestato delle perplessità su questo nuovo ingresso in giunta, però fa riflettere un'espressione tra le tante che ci sono in quel suo scritto. E passiamo veramente ora alla fase della ricostruzione, proponiamo. Certo, ma guardi direttore, io le devo dire una cosa preliminarmente: la politica non si improvvisa, la politica è una cosa seria, come lei ben mi insegna, e pertanto è opportuno approfondirla e, se possibile, frequentare una scuola di formazione politica. Io questa scuola di formazione politica, intestata e titolata e avviata dal grande Giorgio La Pira, nel tempo, più di 50 anni fa, l'ho frequentata, e proprio in quella scuola si passava dalla protesta, che fine a se stessa è sterile, alla proposta. Ora, proprio giorni addietro, mi è capitato di parlare con un mio vecchio amico, Pippo Bufardeci, che lei sicuramente conoscerà perché è stato sindaco anche a Pachino, il quale mi pose questa domanda. E io di rimando risposi: senti Pippo, il tempo delle ideologie è oramai passato, non c'è più la destra, non ci sono i comunisti, non c'è la Democrazia Cristiana, eccetera. Pertanto oramai praticamente quando uno vuole fare una proposta si deve attenere a contenuti, come potrei dire, essenziali e attuali. Contenuti di carattere economico, contenuti di carattere sociale ed altro. E devo dire, insomma, che lui ha convenuto con me. Detto questo, io voglio preliminarmente evidenziare qual è il ruolo del consigliere comunale, ma non per sentito dire, perché io sono stato consigliere comunale e anche assessore. Il ruolo del consigliere comunale è un ruolo fondamentale. È un controllore, non è quello che pizzica i biglietti sul pullman, è un controllore, e che sia di maggioranza e che sia di minoranza. E pertanto il consigliere comunale, avendo accesso a tutti gli atti dell'ente, praticamente può valutare se l'ente e la persona che poi presiede l'ente, il sindaco, sta agendo in maniera corretta o meno. Può essere propositivo,
certamente in maniera più pregnante, ritiro il vocabolo, in maniera più diretta se in effetti è un consigliere di maggioranza, meno diretta se di opposizione. Però un sindaco intelligente queste sfumature li capisce, e pertanto se il consigliere propone delle cose giuste anche se di minoranza li può ben accettare. Io le racconto la mia vicenda di quando ero consigliere. Effettivamente era un periodo, vorrei dire, insomma, molto molto felice per la politica. Avevamo, come potrei dire, il modo di dialogare, diciamo, cioè, il periodo, che anni erano? 1996-97 e fino ad arrivare alla sindacatura di Michele Accardo nel 2001. Sì. Quello fu il quinquennio, perché ci fu un trascinamento di circa 6 mesi in cui io ero consigliere comunale. Il sindaco era Raffaele Leone, però il consiglio era un consiglio molto ben attrezzato. Si dibatteva, certo non si arrivava agli eccessi di Armando Faraone, che ebbe a dire e ci provocò l'ilarità di tutti, che era il più formidabile consiglio da 50 anni a quell'epoca da questa parte, e quindi praticamente, insomma, si affrontavano delle tematiche molto molto interessanti. Io devo dire che nell'esperienza consiliare ho fatto moltissime proposte, ero uno dei pochi che interveniva ogni qualvolta ci si riuniva nel consesso. Presidente del consiglio era Salvatore Filiberto, e questo glielo dico perché ora le racconto un episodio. In effetti mi sono occupato, diciamo, della disabilità, ma non a parole, con i fatti. Tenga presente che noi ci siamo riuniti qua in via Ruggero VII, a quel tempo la sede del comune era in via Ruggero VII, invitai i disabili, c'erano persone, non li menziono, ma avevano dei problemi gravi, c'erano delle persone che non vedenti, erano praticamente, diciamo, ciechi, è inutile dire non vedenti, perché poi vedevano meglio di noi praticamente. E quindi, va bene, feci pressione sull'amministrazione, anche se io ero un consigliere, diciamo, di maggioranza, a che si comprasse un apparecchio che poteva commutare la parola scritta in parola parlata. Va bene. In effetti, dopo tanti tentennamenti, qualche cosa dopo si attuò, ma in quell'ipotesi niente di ciò. Diciamo, invitammo a Don Di Noto al ex Fiat per parlare appunto di disabilità e di problemi ad essi legati. Avviai anche un discorso per quanto attiene praticamente l'intralcio che le persone che avevano difficoltà motorie incontravano percorrendo le banchine, che erano occupati da pali messi al centro e non permettevano praticamente il transito delle carrozzelle. E qualche cosa onestamente feci. Certamente il mio campo era quello praticamente economico, e infatti come presidente di commissione, presidevo la commissione, ebbi a interessarmi della tassazione a livello locale, facendo presente un fatto, cioè che quando l'ente incamera delle somme destina per il miglioramento del paese, dell'economia e di altro il 2%. Mentre il privato, quando risparmia 100 lire, 26 lire li reimpiega. Tutto ciò è significativo, perché quando reimpiega praticamente quelle somme, crea lavoro. Lavorano gli artigiani, lavorano praticamente, diciamo, lavorano un po' tutti. Detto questo, in effetti molte proposte furono accolte. Mi ricordo che fece una battaglia, vorrei dire, molto sentita per l'IMU. Pensate che l'allora amministrazione voleva esentare dall'IMU le pertinenze sotto casa, per cui io dissi no, questo non va bene, perché se va bene, tanto per dire, nel condominio, nel centro storico non può andare bene, perché sotto casa il garage non ce l'ha nessuno, per cui questa è una forma di penalizzazione, ed altre iniziative che non riferisco.
In apertura dicevo il tema della puntata dalla protesta alla proposta. Il professor Mauceri ha parlato anche di un'esperienza forte degli anni 90 che l'ha visto in prima linea, ma l'argomento vero e proprio dopo questo suo intervento lo tratteremo nella puntata di domani. Io ringrazio per il momento il professor Mauceri. Quanti ancora una volta avete seguito la nostra trasmissione, per tutti sempre col professor Mauceri l'appuntamento è per domani. Grazie a voi sempre per l'ospitalità che mi date.